Buonasera e ben ritrovati a un nuovo appuntamento con Proviamoci al lunedì. Lo Spezia batte il Pescara per 2-1 e rivede la luce. Dopo che gli uomini di Italiano erano andati sotto di un gol nel primo tempo, le Aquile riescono a rimontare. Il pareggio arriva grazie alla rete di Bartolomei, poi è l'islandese neoentrato Guðjónsson che segna il gol della vittoria. Di questo parleremo e del futuro insieme a Gianluca Tinfena. Ciao Gianluca. Ciao Selene e buonasera a tutti. Ben ritrovato, e allora prima di andare a collegarci telefonicamente con il nostro professor Augusto da Prato andiamo a vedere tutti i numeri di questa ottava giornata di campionato. Cittadella Cosenza termina con il risultato di 1-3, Juve Stabia Pordenone 4-2, Pescara Spezia 1-2, Venezia Salernitana 1-0, Virtus Entella Trapani 1-1, Benevento Perugia 1-0, Chievo Ascoli 2-0, Pisa Crotone 1-1, Empoli Cremonese 1-1. In campo questa sera Frosinone e Livorno che chiuderanno l'ottava giornata di campionato. E allora alla luce di questi risultati andiamo anche a vedere insieme la classifica. In vetta quota 18 punti troviamo il Benevento, inseguono Crotone ed Empoli a quota 15 punti. 14 Salernitana e Perugia, 13 Chievo, 12 Ascoli, Venezia, Entella, Cittadella, 11 Pordenone Cremonese, 10 punti Pisa Pescara, 7 Cosenza, Spezia, Juve Stabia, 6 punti per il Frosinone, 5 il Trapani e 4 il Livorno. Dovremo già avere in linea il nostro professore Augusto. Buonasera. Buonasera Selene, a te e a tutti i nostri ascoltatori e ascoltatrici. È diciamo un lunedì festoso per noi che amiamo lo Spezia. Dunque, in questa giornata arrivano segnali di riscossa dal fondo classifica. È il caso del Cosenza che stravince a Cittadella, dello Spezia che rimonta a Pescara e della Juve Stabia che stordisce il Pordenone. Il Trapani trova a Chiavari il suo passato esaltante negli ex Boscaglia, Toscano, Mancosu, Nizzetto, Eramo e un pari di rigore provvidenziale. In esterna a Pisa il Crotone si è fatto ammirare e avrebbe potuto anche vincere per le occasioni e il miglior calcio della Serie B, superiore anche in questo periodo a quello del Benevento capolista. La Cremonese in 10 per mezz'ora con il nuovo tecnico Baroni ferma l'Empoli al Castellani con un gioco verticale nuovo e determinato. Ma anche per l'astuzia della pretattica, pensate che Baroni aveva ventilato un modulo diverso, ma ha rispolverato il 3-5-2 che ha trasformato e trasformato gli avversari. Si ferma la Salernitana, sconfitta di misura a Venezia 0-1, dopo un'iniziale buona mezz'ora con traversa e palo di Giannetti e gol annullato, ma era regolare. Insomma, hanno da lamentarsi i campani, giocano meglio ma non recuperano il gol arancio-nero-verde di Bocalon. Pensate, un tiro, un'occasione, una rete. Perde anche il Perugia a Benevento, i grifoni non sfruttano la superiorità numerica perché la strega sul piano tattico domina con l'esperienza a centrocampo di Letizia, di Etemai e Viola. E, ascoltate bene, non ha funzionato la tattica del cosiddetto caos organizzato del tecnico Oddo, dove quelli che si confondono sono i suoi, non se ne salva uno. E ora salutiamo con gioia lo Spezia. Lo Spezia con orgoglio e con un gioco pregevole sul piano tattico fa risultato pieno, linee compatte più alte a contrastare il Pescara. Buona la ripresa quando Bartolomei prende in mano la squadra e Italiano quando fa i cambi giusti. Erlich, difensore, a rinforzare il settore arretrato, a chiudere per un 5-3-2. Guðjónsson di punta, esuberante per fisico e gioventù, e Delano per i movimenti. Con la prossima partita si può toccare quota 10. Stasera Frosinone-Livorno, per ora fallimentari. Buona serata a tutti.
Grazie mille Augusto da Prato. Ecco Gianluca, con Augusto abbiamo fatto proprio uno specchio anche su questa giornata, abbiamo fatto riferimento allo Spezia, è proprio dello Spezia che andiamo a parlare. Pensi che il problema attacco di cui tanto si è parlato in queste puntate sia risolto con l'arrivo dell'islandese? Ma no, il problema attacco non è risolto, ma è una bella boccata d'ossigeno soprattutto per la classifica e di fatto l'ingresso di Gudjonsen ha tolto le castagne dal fuoco a mister italiano, perché in caso di sconfitta sarebbe stato davvero duro giustificare in un ultimo posto e la non cacciata dell'allenatore davvero dopo tantissime chance. Gudjonsen si è presentato bene, potrebbe avere anche un'altra chance, ma di fatto il problema dell'attacco dovrà essere risolto ormai a gennaio e quindi si dovrà fare di necessità virtù e magari provare ora con l'andare del tempo e con più sicurezza e più tranquillità, visti i 3 punti conquistati, anche un 4-3-3 con Ragusa nel ruolo di centrale offensivo, come di fatto aveva anche proposto in una conferenza stampa di 1 mese e mezzo fa il direttore generale Angelozzi. Di sicuro sono 3 punti che danno ossigeno, che fanno bene alla classifica e che danno anche consapevolezza e morale ad una squadra che morale non ne aveva praticamente più e veniva punito spesso e volentieri alla prima occasione. Quindi bene così, da segnalare anche quel gol annullato nel finale al Pescara che di fatto ha portato lo Spezia a 7 punti e una classifica leggermente più tranquilla, ma non c'è da gioire troppo perché ora ci sarà una prova del 9 contro un avversario che nelle ultime partite sta facendo bene come la Juve Stabia. Poi un vero e proprio tour de force. Eh sì, non ci dobbiamo adagiare, ne parleremo, ma andiamo prima ad ascoltare le interviste raccolte nel dopo partita, partendo proprio dalle parole del tecnico del Pescara, Luciano Zauri. La partita sulla carta non impossibile per il Pescara, invece è arrivata questa battuta d'arresto, la seconda casalinga dopo quella con il Crotone, però con tutto il rispetto per lo Spezia, il Crotone è squadra di alto lignaggio, lo Spezia è formazione di bassa classifica e oggi il Pescara anche sul piano del gioco ha fatto un paio di passi indietro. Ma sono d'accordo sul discorso dei passi indietro del Pescara, non sono d'accordo sullo Spezia, lo Spezia è una squadra forte, l'ho detto anche ieri, lo Spezia è una squadra forte, più completa di noi assolutamente e lo ha dimostrato. Noi abbiamo fatto male, sicuramente male, facendo il primo tempo abbastanza ordinato, andando in vantaggio, anche meritatamente, cercando anche il raddoppio in una situazione con Busellato. Il secondo tempo non siamo praticamente mai rientrati in campo, se non dopo il doppio schiaffo che abbiamo preso, ma ormai era tardi. E ora l'intervista al mister dello Spezia, Vincenzo Italiano. Che cosa ha detto ai ragazzi nel secondo tempo, nell'intervallo prima del secondo tempo, perché dagli spalti proprio si è vista un'altra partita rispetto al primo tempo, il suo giudizio sul gol regolare annullato a Brunori? No, ma è la solita squadra che è in difficoltà, che ha paura di prendere il cazzotto, poi lo prende, chiaramente si deve dare una mossa, si deve svegliare. Noi a fine primo tempo eravamo ultimi spiaccicati in classifica, è normale che se hai un po' di orgoglio, un po' di amor proprio, devi prendere e entrare in campo con un altro spirito. Siamo stati bravi da questo punto di vista, allora vuol dire che questa squadra ha un'anima, ha qualità, ha determinazione e quando decide di farlo la tira fuori. Il gol, ho visto questo cross, non lo so se è da annullare o meno, ma ripeto, oggi un pizzico di fortuna anche per quanto riguarda noi, che ripeto, non è stata una nostra super partita, però dovevamo raccogliere prima, ci prendiamo questi 3 punti e mi auguro che siano un punto di partenza. Parlava del primo tempo, spiaccicati ultimi in classifica, in quei momenti ha pensato che ci sarebbe potuto essere anche un esonero a fine partita in caso di sconfitta? No, a fine primo tempo non l'ho pensato. Non quelle robe lì, penso che qualsiasi altro allenatore non gli passa per la mente, gli passa solo per la mente cercare di trovare la soluzione giusta. E sono rimasto lucido e quella, fidatevi, quella sostituzione per la prima volta è motivo di un allenatore che non sta a pensare ad altro, a solo ed esclusivamente far vincere la propria squadra. Poi siamo tutti in bilico, qualsiasi allenatore quando decide di fare questo mestiere sa che deve vincere le partite, non deve perderle, se no va a casa. Quindi sono questi i 3 principi fondamentali.
E proiettiamoci quindi già verso il prossimo turno. La nona giornata di campionato sarà aperta dall'anticipo in programma per venerdì 25 ottobre alle 21, quando in campo scenderanno Ascoli, Virtus e Entella. Sabato 26 ottobre alle 15, Cosenza-Chievo, Crotone-Venezia, Pescara-Benevento, Pordenone-Cittadella, Salernitana-Perugia, Spezia-Juve-Stabia, Trapani-Empoli. Alle 18 Livorno-Pisa e alle 21, sempre di sabato, Cremonese-Frosinone. Gianluca, lo anticipavamo, lo Spezia ora ospiterà la Juve Stabia, uno scontro diretto servirà a non fallire. Hanno gli stessi punti, 7 in classifica, la Juve Stabia, a pensare che nelle prime 6 gare aveva conquistato un solo punto, è reduce invece da 2 vittorie consecutive in scontri diretti contro il Trapani e 4-2 recente contro il Pordenone. E contro il Pordenone, pensate, ha segnato 4 gol in 28 minuti. Quindi una squadra sostanzialmente in salute, una neopromossa. Lo Spezia dovrà cercare di far valere il fattore picco, da ricordare che dei 7 punti conquistati, 6 sono stati conquistati in trasferta. Sarà l'anticamera di un vero e proprio tour de force, perché poi lo Spezia dovrà giocare al martedì contro l'Empoli in trasferta e poi al venerdì nell'anticipo contro il Chievo. Quindi 3 punti d'obbligo per potersi risollevare in classifica in attesa di 2 partite davvero difficili contro 2 grandi protagoniste di questo campionato. E allora per questa puntata è davvero tutto, noi ci salutiamo, ricordiamo anche i nostri prossimi appuntamenti, giovedì sera Voglia di Spezia a partire dalle ore 21.30 e poi noi ci troveremo nuovamente qui lunedì prossimo per commentare la partita tra Spezia e Juve Stabia. Grazie mille Gianluca. Grazie a te, arrivederci. Arrivederci.